Dopo gli stanziamenti, la formazione. Entra nel vivo anche ad Alessandria il distretto urbano del commercio, che, conclusa la prima fase che ha prodotto circa 450.000 euro di contributi distribuiti a 36 esercenti alessandrini, lancia ora la piattaforma e-learning e un progetto di formazione gratuita rivolta a tutte le imprese. Piattaforme e-learning vuol dire riuscire a mettere tutti i commercianti che abbiano voglia di aderire e di approfondire gli argomenti, uno strumento a disposizione a titolo completamente gratuito che consentirà loro di aumentare e aggiornare le proprie competenze commerciali in modo da poter essere sempre aggiornati su tutto, visto che il commercio oggi deve competere con strutture importanti che sono quelle della grande distribuzione, quello del commercio online e tutte le trasformazioni che sono in atto dal punto di vista della modifica dei consumi, quindi avranno a disposizione una piattaforma che sarà molto completa ed esaustiva di tutte le possibilità di essere aggiornati su ogni aspetto delle dinamiche commerciali. All'incontro a Palazzo Rosso hanno partecipato Michela Mandrino ed Alice Pedrazzi, rispettivamente presidente di Confesercenti e direttore di Confcommercio sul territorio. Ed è stata quest'ultima, in un'ottica di avvicendamento e continuità del progetto, a passare il testimone di manager del Duc di Alessandria a Manuela Ulandi, segretaria provinciale di Confesercenti dallo scorso 1° settembre. Si stanno concretizzando quelli che sono progetti che le associazioni insieme alle istituzioni costruiscono con gli operatori economici e questo è lo spirito del distretto che parte dal basso e va a delimitare entro quelli che sono i confini del distretto stesso, dove sono le attività di vicinato che vanno preservate, conservate e sostenute. Quelle opportunità, grazie a misure, grazie anche a diciamo, quello che è stato il contributo della Regione Piemonte, per dare supporto ai commercianti, che sono davvero l'anima delle città. Insieme all'aggiornamento, i commercianti avranno a disposizione la piattaforma gratuita di Local Welfare.